Amici di Facebook, buongiorno, domenica 14 giugno, siamo qui sotto il ponte del canale Torrente Candelaro. Ecco, qui siamo nelle paludi sipontine, qui invece va a finire a mare nel golfo di Manfredonia. Qua scaricano, passano 30 depuratori della provincia di Foggia. Il primo è questo di Manfredonia, che scarica il primo proprio nel torrente Candelaro. Anzi, prima di questo, in modo nascosto, lì in fondo c'è lo scarico non depurato del depuratore che non esiste, che non depura, dello sciale delle rondinelle, che non è ancora collegato alla fogna pubblica. E le autorità dormono. Allora ecco, guardiamo qui la differenza delle acque. È migliorato leggermente rispetto agli anni precedenti, a tutte le denunce che sono da oltre 10 anni che come sentinella, come guardia, ispettori ambientali, territoriali del Corpo Civile Endas. Ecco, controlliamo, ma vogliamo che deve ancora migliorare, perché adesso stiamo in piena estate e tutti vanno a mare a fare il bagno. Non possiamo fare il bagno nelle acque non depurate, dello scarico dei depuratori, e non possiamo prendere infezioni e malattie. Questo è lo scarico di Manfredonia. Cosa dire? Noi non vogliamo, fino alla morte, volontariamente, gratuitamente, tuteliamo la salute pubblica, tuteliamo il nostro territorio quale unica risorsa, l'ambiente e la nostra amata città e il Golfo di Manfredonia. A voi i commenti e condividete tutti. Buona domenica!